chiamo Federico Giuffra, e sono appena rientrato in Italia, quindi ho riportato la mia residenza qua in Italia pochi giorni fa. Sono via dall'Italia da 10 anni, e tutto è iniziato per desiderio di scoperta, per l'avventura. Mi sentivo un po' bloccato qua a Milano. Invece di fare il classico Erasmus sono andato in Malesia, Kuala Lumpur, e lì mi sono sentito onestamente lontano dall'Italia, e quindi una volta rientrato ero contento, non pensavo di andare via, e invece ho sentito proprio un po' questo magone, questa voglia di nuovo di viaggiare. E poi mi sono trasferito a fare la tesi in Spagna, a Madrid, e sono rimasto affascinato sia dal posto che dalla gente, e ho fatto di tutto per trovare il primo lavoro là, che è stato molto difficile perché comunque loro hanno le loro università. Pensavo che di avere un vantaggio essendo straniero, non è stato il caso, quindi dopo un anno di ricerca finalmente ho trovato uno stage non retribuito, e da lì mi sono iniziato a fare spazio nel mondo del lavoro, contatti, e poi sono entrato a lavorare in una multinazionale. Da lì poi il passo, non dico più facile, però mi ha permesso di poi poter andare in altri paesi, che era quello anche il mio desiderio. Io lavoravo per una multinazionale nel settore della birra, e negli ultimi 2 anni sono stato a New York. E lì diciamo che ho iniziato a capire cosa voleva dire fare impresa, perché davvero si respira voglia di fare impresa anche da parte dei giovani, ed è anche una società che ti spinge molto a prendere rischi e te lo rende anche facile. In più nel mio settore birra, in particolar modo nel settore birra artigianale in Stati Uniti, è stata un'esplosione negli ultimi 20 anni, e quindi ragazzi anche di 20 anni, 25, nel loro, come sempre succede negli Stati Uniti, nel loro garage, hanno iniziato a fare birra, come potrebbe essere qualsiasi altro tipo di prodotto, e dopo 5 anni, 10 anni hanno iniziato a avere riscontri, quindi un prodotto che vendeva, a creare delle realtà, a creare lavoro, realtà imprenditoriali. E quindi per lavoro io ero molto vicino a questo settore, perché stava crescendo in maniera esponenziale, mentre invece le grandi marche di birra stavano perdendo quote di mercato. Quindi andavo alle fiere, conoscevo questi magari gli imprenditori più di maggior successo in questo settore, quindi ho iniziato a leggere libri, andavo nei loro happy hour, tipo la Brooklyn Brewery a New York, consiglio a tutti, è un posto stupendo. E da lì mi è entrata un po' questa voglia di, ma magari se invece di lavorare sempre per qualcun altro, prendere un rischio che indubbiamente c'è e provare a mettersi in gioco, a fare qualcosa. Siccome ho sempre avuto la passione del Brasile, io volevo farmi mandare in Brasile, e ho detto, ma Stati Uniti magari già ce ne sono troppi di questi birrifici artigianali. Brasile, se non sbaglio, era il quarto mercato di birra al mondo, dico, andiamo a vedere come li sta crescendo. Allora sono andato un paio di mesi in Brasile, fino a quando il mio visto da turista me lo permetteva, a fare business plan, andare ai festival del settore, conoscere gente. E lì mi sono reso conto che quello che secondo me era il paese dei miei sogni mentalmente, praticamente è come l'Italia, tutti i pregi e difetti esagerati. Quindi nel bene sono molto più solari di noi, molto più divertenti, simpatici, però se guardiamo anche i difetti che uniscono i due paesi, loro ce li hanno, ma a livello ancora è persino peggiore, no? E dal punto di vista di piccola impresa, nel settore birra non ho indagato in altre, e il livello di tassazione era incredibilmente alto, quindi il 60% di un bicchiere di birra andava allo Stato in tasse. E quindi io chiedevo anche a imprenditori che avevano iniziato, e tutti mi dicevano che era molto dura farcela per questo motivo. E allora la domanda che mi sono fatta, dico, ha senso andare in un paese dove sono straniero, ti senti molto straniero, e lavorare duramente per poi dare il 60% a uno Stato che non è nemmeno il mio? Dico, allora cavolo, preferisco farlo in Italia, almeno lo do al mio di Stato, anche se vabbè, non so dove finiranno, però almeno cavolo, è il mio paese.